Davide. Nicola, devo dire che avete un grande entusiasmo. Siete... La parrocchia vi ha accolto bene in osservanza? Certo, sì. Vi state divertendo quindi? Sì, sì, sì. Abbastanza. Vi auguro di vincere il concorso allora. Bravo, grazie. Siete divertiti? Ah, tantissimo, per me è una festa organizzata benissimo. Complimenti agli organizzatori. Sono d'accordo con Eiges, è tutto stupendo, quindi complimenti a chi ha organizzato. Bene, bene. Il signor Spalla, Gazzoni, è uno dei grandi organizzatori assieme al buon vecchio Tappi, mi verrebbe da dire. Sì. E niente, come mai, da cosa vi siete travestiti voi? Ah, io con la parrocchia di San Pio X faccio parte dei, si può dire in televisione, i cessi. Sì, come no, come no. Ormai l'abbiamo già detto, ero il gruppo dei cessi. Questo invece? Io con Lele Placussi mi sono vestito da extracomunitario. Te da primo ministro? No, purtroppo è stato un video, dovevamo vestirsi come gruppo da bodyguard, ma alla fine sono rimasto solo io. È così. Concludiamo l'intervista facendo un saluto a tutti gli amici. Un saluto a tutti gli amici della Azione Cattolica e anche non. A tutti quelli che guardano Tele Osservanza e non. Un augurio di buon carnevale, anche se ormai sta finendo, a tutti. Face, Enrico, grande! Joker, vabbè. Joker, chi sei? Andrea Garattoni, via Giustino. Attimo, guarda qua. Eiges è pregato di portare il premio per la maschera di gruppo. Intanto ci prepariamo ad accogliere con la classica tensione di tutti gli anni il premio più ambito, la maschera di gruppo. Non è stato facile, come sempre, abbastanza discordi, ma alla fine la commissione è arrivata ad una decisione finale. Vincono coloro che in questa serata ci hanno dissetato le bibite! Sul palco! Davanti a tutti la Coca-Cola!